Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come creare la scatolina, quella lì della caramella, che molte chiamano candy, e visto che io sono italiana la chiamo caramella. Allora, quello che io mi sono creata è il modello per la caramellina e vi faccio vedere come ho fatto. È un semplicissimo rettangolo, ok? Che possiamo fare di varie misure. Questa misura che io ho fatto è abbastanza piccolina. Dopo vi faccio vedere che tipo di caramellina di cioccolatino ci va dentro ed è all'incirca 9 centimetri per 7. Io vi consiglio di farla almeno di un centimetro più grande, in modo che la caramellina ci sta bene dentro, ci sta comoda e non vi fa pieghette. Poi che ho fatto? Sono andata a prendermi allora. Salviamo su un'altra pagina così vi faccio vedere. Allora, ecco qua. Zoomiamo. Vi dicevo, poi mi sono andata a prendere a scegliere il tema della caramellina. La bambina a cui devo fare questa caramellina adora il cartone animato Mickey Mouse Clubhouse. Quindi che ho fatto? Sono andata su Google. Ho semplicemente cercato le immagini del cartone animato. Quella che mi piaceva di più era questa qui. Quindi che ho fatto? L'ho aperta, l'ho salvata. O la salvate sul desktop e poi dopo ve l'aprite, oppure potete anche copiarla e la incollate. Allora, quello che io mi raccomando è questo. La caramellina andrà poi rigirata su se stessa, incollata in un determinato modo. Quindi quello che voi dovete fare per avere l'immagine nel modo giusto, nel verso giusto, è mettere l'immagine mettete il rettangolo per verticale, però l'immagine la mettete in orizzontale, in modo che così vi rimane in mezzo alla caramellina. Adesso scusate, ma io non mi so spiegare molto bene su queste cose, poi dopo comunque capirete il perché. Io che ho fatto? Ho poi duplicato l'immagine in modo da avere la caramellina piena. Ecco qua, così. Se volete vedere come vi viene il disegno, andate qui su impostazioni di taglio in modo che vi seleziona, vi evidenzia le righe che andrà a tagliare. In questo caso, questa qui è la mia base della caramella. Questi sono i disegni, quindi io me li saldo in modo che fanno da base, da modello alla mia caramellina. Metto a non ritagliare in modo che mi fa vedere esattamente come viene stampata poi la caramellina. A questo punto che vado a fare? Mi vado a creare la scritta compleanno. Aspetta, lo scriviamo in maiuscolo che è meglio. Compleanno Giulia, perché la bimba si chiama Giulia, logicamente. Ok, e mi vado a scegliere. Adesso lavoriamo sulla scritta, quindi ci abbassiamo un po' in modo che potete vedere. Ci andiamo a scegliere il tipo di scrittura. Se non sbaglio,
preso una scritta che è molto simile al font di Mickey Mouse. Poi che faccio? Mi raggruppo il carattere, quindi vado sulla spaziatura e lo faccio un pochino più attaccato in modo che poi lo vada a saldare e mi faccio l'offset esterno. Ancora. Ecco, saldiamo. Allora, qui la avviciniamo. Avviciniamo quest'altre che se non le avviciniamo non ce le salda. Ok, vediamo un po'. Dobbiamo saldare anche questo. Salda. Ok. Adesso, come vedete, è un unico pezzo. Quindi che faccio? Mi vado a creare l'offset di questa scritta. Ecco. Io l'offset lo voglio bianco. Salviamo anche questo. Salda. Ok, come vedete l'ho praticamente attaccati. È un unico pezzo adesso. Allora, questo qui lo vado a fare nero, la riga, un pochino più spessa. Vedete? Anche la scritta dentro. La faccio contornata di nero in modo che è più visibile. Rimpicciolire tutto. Lo raggruppo in modo che lo posso muovere tutto insieme. E poi me lo metto della grandezza che voglio. Ecco qua. Metto qui, lo duplico e ne metto un altro qua in mezzo. Ovviamente come sfondo potete utilizzare l'immagine che volete. Io ho usato questa perché la bimba voleva questa qui. Però se per esempio vi richiedono delle caramelline, non so, di Peppa Pig, di Masce Orso, del personaggio che volete, basta che andate su Google e cercate l'immagine che volete. Io l'ho presa con lo sfondo bianco perché la scritta così si vede bene, però voi potete anche metterla senza scritta, insomma, vedete un attimo voi come personalizzata. Scusate. Raggruppo tutto. So se in questo allora, in questo caso, se voi andate sul taglio, se usate il print and cut, vedete che praticamente a me poi mi andrà a ritagliare in questo caso anche la scritta, ma io non voglio, quindi che faccio? Lo separo di nuovo. In realtà avrei dovuto farlo prima e metto non ritagliare. Ok? Metto non ritagliare qui e metto stampa linea, perché se non metto qui sotto stampa linea, i contorni non mi verranno stampati. Mettiamo bene la scritta, compleanno Giulia. Vediamo se adesso. Ok, come vedete adesso mi ritaglia semplicemente il rettangolo della caramellina. Perché è solo quello che io voglio tagliare. Le altre sono tutte cose che vanno stampate.
mi metto i crocini di registro. Faccio vedere. Ecco qua. Crocini di registro. Mi controllo che il disegno. Adesso lo raggruppiamo. Mi controllo che il disegno non sia sulle righe di taglio e di stampa. E non sia neanche nei rettangolini qui dei crocini di registro, altrimenti non mi riconosce i crocini. Mi vado a selezionare il foglio portante. Io stamperò su un A4, quindi qui lascio A4. Ritratto, tappetino 12x12. Ok, e mando in stampa. Una volta mandata in stampa faccio il riconoscimento dei crocini tramite la Cameo e mi ritaglierà il tutto quanto. Allora ragazzi, come vi ho fatto vedere prima, mi sono creata il modello della scatolina. Io l'ho dovuta fare personalizzata per il compleanno di una bimba. Quindi c'è scritto compleanno Giulia, bla bla bla. È un semplicissimo rettangolo come vi ho fatto vedere prima. Poche parole, adesso che andiamo a fare? Andiamo a mettere la colla, perché questo andrà chiuso così. Non so se riuscite a vedere. Vabbè, più o meno adesso, insomma. Adesso. Andrà chiuso così. E incolleremo i lati. E così. Vedete, c'è scritto compleanno Giulia, tutte le immagini, visto che la bimba comunque sia piace il cartone animato Disney Clubhouse, ho voluto fare questa cosa qui. Vi faccio vedere adesso dove mettere la colla. Io uso questa colla qui, la uso praticamente per tutto, per feltro, per crepla, per cuoio, per legno, per tutto quanto. È molto buona anche per la carta. Non ne dovete mettere tantissima. Ne mettete giusto un pochino. Ecco qua. Allora, la colla la mettiamo lì e poi andrà messa anche sui vari lati. Io poi la faccio così con uno stecchino per spargerla bene. Ecco qua. Allora, incolliamo qui, mi raccomando, incolliamo bene. E poi incolliamo anche il lato. Il laterale con la colla. Aspettiamo che si asciughi. Come vedete, già la prima parte è fatta. Poi che andiamo a fare? Ci andiamo a mettere le nostre caramelline. Mi raccomando, le caramelline devono essere con la carta con l'incarto originale, semplicemente per il fatto perché che questa che sto utilizzando non è carta alimentare, quindi prodotti alimentari senza incarto non potrebbero andarci. Abbiamo aspettato. Ok, aspettiamo che si asciughi bene. Ecco qua. Si è incollato benissimo, vedete anche dietro. A questo punto che vado a fare? Vado a mettere il mio cioccolatino, ecco qua. Lo vado a mettere dentro, come vi dicevo prima, con l'imballo originale, con l'incarto originale, scusate, e poi vado a mettere la colla in questa parte aperta qui e chiudo. Ecco qua. Come vedete, vabbè, io adesso ci ho messo questo cioccolatino. Se ci mettete una caramellina un pochino più piccola, viene sicuramente meglio. Questo è il risultato. Spero che vi sia stato utile e vi mando un abbraccio. Se avete domande,
scrivetelo direttamente sotto il video. Se volete, io le ho fatte anche, non so se avete presente quelle forbici che tagliano a zig zag, quelle che si vendono praticamente ovunque. Potete tagliare anche i lati qui, una volta incollati, tagliate questi due lati in modo che viene una caramella con i lati a zig zag, che sembra anche più una caramellina in effetti. Poi potete personalizzarla come vi pare, dal disegno al fuori con magari dei nastrini, insomma, vedete voi. Questa comunque sia, diciamo che questo è il procedimento per fare la base della caramellina, poi vedete voi come decorarla. Mettiamoci la colla. Ecco qua. Ci mette un attimo questa di incollare. La caramellina personalizzata è pronta. Un abbraccio. Ciao.